produzione. I livelli di carbonio trovati dai geologi sono talmente alti che equivalgono al rilascio improvviso di 1 miliardo di miliardi di tonnellate di gas. Le temperature aumentano man mano che il metano della Siberia si diffonde in tutto il globo, lasciando ogni parte del pianeta devastata dal caos climatico e dalle estinzioni di gas. Era un posto orribile in cui vivere. C'era meno ossigeno negli oceani, sulla terraferma c'erano condizioni molto più calde e aride, e c'erano problemi provocati dall'impoverimento dello strato di ozono a causa dell'atmosfera ricca di metano. E quindi doveva essere un posto davvero inospitale. Ma il carbone che brucia non è l'unica fonte possibile del metano che ha riscaldato il mondo 250 milioni di anni fa. Al contrario dell'Energy Lab, gli scienziati stanno facendo del ghiaccio. Ma questo è il ghiaccio che brucia. È idrato di metano. In natura si trova sepolto sotto il fondale marino e congelato nel permafrost. La sua scoperta ha entusiasmato i geologi, perché c'è più energia racchiusa al suo interno che in tutte le altre riserve di combustibili fossili messe insieme. Potrebbe essere il combustibile del futuro, ma potrebbe anche essere la chiave del passato. In centinaia di migliaia di anni di eruzione, il carbone bruciato e il ghiaccio disciolto hanno rilasciato abbastanza metano da alzare la temperatura di circa 12 gradi. La vita sulla Terra è avviata verso l'estinzione totale. Finalmente, 1 milione di anni dopo l'inizio dell'eruzione più letale della Terra, l'evento più catastrofico della storia del pianeta sta per finire. Ma la vita sulla Terra ha pagato un prezzo altissimo. Più del 95% delle specie è stato spinto all'estinzione. L'indagine rivela la portata dell'eruzione vulcanica e il modo in cui il pianeta ha continuato a cambiare. Il carbonio trovato nelle rocce è la prova di un'atmosfera ricca di metano. Si pensa che la fonte di questo gas sia il carbone bruciato in Siberia. La Terra è un posto diverso rispetto ad appena 1 milione di anni prima, nell'aria, sulla terra e nel mare. Le poche specie che sono riuscite a sopravvivere sono pioniere in un mondo nuovo e stanno per cambiare il corso della storia. Milioni di anni fa, un vulcano è entrato in attività, coprendo la Siberia di lava basaltica, spessa 2,5 chilometri. Alla fine del peggior milione di anni nell'esistenza della Terra, mentre la vita si trova sull'orlo dell'estinzione totale, le eruzioni finalmente si interrompono. Ora i geologi vogliono scoprire se il vulcano si spense o se cambiò semplicemente posto. Il punto in cui un mantle plume sbocca in superficie si chiama hotspot, punto caldo. La forma del pennacchio indica l'attività del punto caldo nel corso del tempo. La testa è un enorme bollo di lava che alimenta eruzioni brevi ma potenti. Quando si è esaurita, le grandi eruzioni si interrompono, ma la stretta coda può proseguire come un cammino e continuare con piccole eruzioni per centinaia di milioni di anni, mentre sopra di essa le placche tettoniche si spostano. Questo è il nostro mantle plume. Potrebbe essere in Siberia o negli Hawaii. Ed ecco la placca. Il punto caldo ovviamente è fermo. Vediamo che la placca si muove al di sopra. Ecco, la placca continua a muoversi e il punto caldo resta fermo. Dovete immaginare tantissima lava che viene fuori. Credo che questo rappresenti bene il movimento di un punto caldo. A questa estremità c'è il punto in cui il pennacchio ha toccato per la prima volta la sommità del mantello. Nel corso del tempo ha lasciato una catena che nella realtà è costituita da moltissimi vulcani uguali a quello che troviamo oggi nelle isole Hawaii. La catena hawaiana è stata creata quando la placca del Pacifico è passata sopra un pennacchio a una velocità di 50 km ogni milione di anni. Ma gli scienziati che stanno cercando una serie di questo tipo in Siberia sono perplessi, perché non ce n'è alcuna traccia.
L'indagine ha scoperto che il punto caldo siberiano ha provocato milioni di anni di caos e di distruzione globale. Ma dopo si perdono le tracce di qualsiasi punto caldo. Il trappo siberiano deve avere lasciato una serie di formazioni vulcaniche legate a questo spostamento. Ma nel corso di un periodo così lungo, i processi geologici hanno sepolto le prove. Forse alcune parti sono state riassorbite nel mantello. Cosa sia successo al punto caldo dopo che aveva creato il trappo siberiano è un mistero che forse non verrà mai risolto. La dinamicità della Terra ha cancellato tutte le tracce. Una cosa è sicura, la Siberia